Ciao a tutti, allora oggi vi faccio vedere un altro po' di cose che ho preso con i saldi per quanto riguarda sempre il beauty, anche se principalmente sono prodotti viso, corpo, capelli di make-up, mi sa, credo se non mi sbaglio è solo una cosa, perché poi di Kiko avete visto che in un altro video ho preso una palettina e manco mi ricordo più, oh, che cosa avevo preso? Andiamo bene, la palettina e il long lasting, quello beigiolino. E quindi vi fa vedere un po'. Ho fatto un ordine online sul sito della Kiko perché volevo prendere i solari scontati del 50%. Sto morendo di caldo. Io quando decido di fare i video è la serata più umida in the world, in the universe proprio. Mamma mia. E quindi c'è Ambrose laggiù che va a manetta per quello che può fare Borello. Allora, che cosa ho preso? Ho preso per l'appunto i due solari. Io non mi ricordo i prezzi, ma se andate sul sito di Kiko e andate nella sezione saldi, vedete insomma tutta la lista dei prodotti e trovate facilmente i prezzi. Anche perché ho visto che nella bolla di accompagnamento che mi hanno mandato nella fattura, c'è solo il totale, non ci sono i prezzi dei singoli pezzi. Dovevo andare a ricercare, mi sono dimenticata, li trovate facilmente. Allora, ho preso la crema protettiva per il viso, protezione 30, SPF 30, che è questa qui. E questa sono 60 ml. Questa. Sono i tubetti questi qua. Io non li ho mai usati, ripeto, è la prima volta che utilizzo solari della Kiko. Siccome ho già preso un po' di sole adesso, insomma che sto un po' abituando la pelle, eccetera, eccetera, sto usando la protezione 50, ma a breve penso anche che la finirò. Per cui poi dalla 50 passo alla 30 e rimango sulla 30, vita natural durante tutta l'estate, non vado mai al di sotto della protezione 30. E poi ho preso sempre per il corpo, anche se questa è adatta anche per il viso, mi sembra, infatti è face and body, però preferisco prenderne due, se no già le finisco in un nanosecondo, poi se ne faccio insomma con una sola va bene. E ho preso appunto questa qui per il corpo, sempre protezione 30, sempre stesso tubettone, insomma. Questo qui e questo sono 150 ml. Se non mi sbaglio, una sui 5 euro e qualcosa e una sui 6 euro e qualcosa, più o meno i prezzi scontati erano quelli. Poiché volevo una crema piuttosto veloce da mettere, in quanto in questo periodo tra creme solari, docce, olio che applico sempre alla fine della doccia, io uso l'olio di mandorle dolci, volevo qualcosa di un po' meno pesante, i burri che vanno lavorati troppo, ripeto sempre che io la pelle è molto secca, molto 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 secca. E quindi tendenzialmente insomma le creme che utilizzo sono sempre creme molto corpose o comunque burri per il corpo. Per esempio adesso sto usando quello della Yes Too che comunque è idratante, ma non è tra quelli più corposi che io abbia mai utilizzato. Volevo una crema un po' veloce da mettere la sera quando magari ci si deve vestire subito e quindi non è che posso stare con lì 3 ore, poi magari mi rimangono un po' appiccicaticce le gambe perché con l'umidità si trasuda l'impossibile. C'era sempre negli sconti di Kiko questa qui in promozione, ed era in promozione a 2 euro, di questa sono sicurissima e quindi ho deciso di provarla perché tanto comunque la userò giusto nel periodo estivo, in quanto a me queste creme durante l'inverno sono acqua fresca, le body lotion non è che siano questo granché. Questa comunque dice che è una crema corpo idratante e nutriente. Vedremo, magari mi stupisce, chi può dirlo? Comunque sono 200 ml, in questo momento è in promozione a 2 euro, questo sono proprio sicura. Poi, sempre da Kiko, ho preso sempre per il mare, eccetera, eccetera, il Balm SPF 50, e questo mi sembra che costasse scontato 2,50 euro, mi pare di sì, comunque è questo stick qui. È fatto così, è un po' bianchiccio e tra l'altro rimane, ha un effetto, il profumo non è male, ha un effetto leggermente perlescente bianchiccio sulle labbra, però
però non so dirvi nient'altro perché l'ho solo provato così, ma non l'ho ancora utilizzato al mare. E poi l'unica cosa di make-up che ho preso è una cosa che non avevo preso quando sono andata all'outlet, che ho preso le altre due cosine, perché era della collezione quella estiva, che quando io sono andata in outlet non era ancora scontata, ed è un blush della collezione estiva, di cui non ricordo assolutamente il nome. La Safari qualcosa? Boh, chi può dirlo? Ed è il 102 Brick Mandarin. Se riesco ad aprirlo, magari sarebbe carino. Ecco. Le confezioni sono bellissime. Questa collezione ha davvero delle confezioni molto molto carine. E il blush è questo qui. Questo qua. Questi tre colori. C'è questo color mandarino, c'è questo marroncino, non saprei neanche definirlo bene, sembra quasi un borgogna marroncino, e questo sul rosato. E tutti e tre insieme danno comunque un colore molto molto delicato, leggermente sul pesca, appunto mandarino, questi colori qua, molto molto bello. E queste sono le cose che ho preso. No, mi sono dimenticata una cosa. Ho preso queste perché erano sempre in promozione, sono le patch di smalto della Kiko, appunto, e sono quelle rosa fluo. Erano in promozione, mi sembra 2,90 € solo le fluo, almeno quando io ho fatto l'ordine. Non so se è cambiato qualcosa, perché Kiko di giorno in giorno ha delle novità. E ho deciso di prendere le rosa perché io ho usato quelle glitterate e mi ci sono trovata stra benissimo. Mi sono piaciute tanto 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 tanto, a livello di quelle di Sephora, anzi di alcune di quelle di Sephora, c'è da precisare, perché quelle di Sephora alcune secondo me sono molto buone, altre niente. E quindi niente, vedrò queste qui. Non so se hanno un nome. Sì, si chiamano 01 Fluo Hot Pink. Comunque, solo i due colori fluo almeno erano in promozione. Queste sono le rosa. Questi sono gli acquisti che ho fatto da Kiko. Mi sembra di aver speso in tutto 28 euro, mi pare. Non vorrei sbagliare, ma mi sembra una cosa del genere. Poi sono stata da OVS e ho preso tre prodotti dell'Alovea. L'Alovea è un'azienda che fa prodotti bio organici ed è eco, al certificato EcoCert, è questa linea qui. Un po' di tempo fa ero andata a cercare i solari che era bottigliata in faccia, ma non li avevo trovati. E adesso che sono passata, ho trovato delle cose interessanti, tra cui questa crema corpo al karité per pelli secche, ma va, questa qui. E questi, vediamo, sì, mi sa che c'è anche persino anche gli scontrini. Tutto 3,99, non ci possiamo sbagliare, giusto? Sì, tutto 3,99, quindi un per l'altro. Ho preso tre prodotti, sono tutti quanti a 3,99. Quindi questa crema corpo qui al karité. Poi ho preso per il mare, quindi per il periodo del mare, andrò poi una settimana fuori, poi comunque io abito al mare, quindi comunque tutto il mese di agosto anche farò tutto mare. Prenderò, sì, prenderò, userò questo shampoo al melograno, sempre della Lovea. Dice nuovo, quindi questa dovrebbe essere l'ultima linea uscita, ed è per capelli colorati, e all'interno ha anche la protezione UV. E sono questi qui, anche questo, vedete, l'ho pagato 3,99. E boh, non so se si vede, questo è l'inci, si vede questo qua, e vedremo com'è. Il profumo è buono. E della stessa linea ho preso l'olio, ho preso, come ti chiami tu, qualcosa in italiano. Allora, districante colore luminoso senza risciacquo alla melagrana. Sì, è lui. Questo qui, sempre con il filtro UV all'interno. Ha una consistenza, sembra quasi un bifasico. Non lo so se lo sia, perché c'è una parte qui sopra che ha una consistenza diversa, come se si doveva. Mi sa di sì. Boh, vabbè. Vi farò sapere, insomma. Ci tenevo a prendere dei prodotti, visto che adesso sto usando per i capelli lo shampoo e il balsamo della Lavera, l'ultimo uscito, quello alla mela. Perché
però quello nuovo, non quello che c'era prima, perché mi sembra ce ne fosse uno anche prima. E quindi per il periodo, insomma, del mare, eccetera, eccetera, voglio provare questi qua perché hanno i filtri protettivi. E questo è quello che ho comprato per quanto riguarda l'OBS. E l'ultima cosa, e credo che con questo abbiamo finito, sono andata anche all'outlet della Pupa, dove non ho comprato make-up. Giuro che non l'ho fatto. C'erano tantissime cose con sconti pazzeschi, diciamo le collezioni dalla Golden Casino in poi fino a quella estiva dello scorso anno. Come si chiamava quella molto carina primaverile che mi piaceva tanto tanto, che già avevo preso diverse cosine. Insomma, ce ne stanno diverse, ci sono dei prezzi effettivamente molto molto buoni. Non mi serviva niente, diciamoci la verità. Ho fatto un giretto perché mi piace sempre fare un giretto lì dentro. Alla fine sono uscita con un'ennesima crema. Questa volta è la Dreamy Jasmine, crema corpo profumata. Non lo so, io non me la ricordo neanche sinceramente questa linea, però mi piace moltissimo il gelsomino. Ha un profumo buonissimo. Ha un profumo proprio di gelsomino, proprio gelsominata. E quindi ho deciso di prenderla per la stessa ragione di cui prima, quella di questa qua, della Kiko. Questa sono 150 ml, mi sembra, no, 250 ml, e l'ho pagata in promozione, era 1,50 euro. Ci sono dei fortissimi sconti su tantissimi prodotti, anche sui prodotti della B-Chic, che a me non piacciono per niente. Non mi piacciono, no, non mi piacciono, non mi piacciono le creme, non mi piace la B-Chic, non mi piace proprio. E poi ripeto, tutte le collezioni della Pupa e anche questa, c'erano anche delle linee particolari tipo questa, ma anche altre cose. Questo è tutto quello che ho comprato per quanto riguarda il beauty, creme, shampoo, shampini e tutto il cucuzzello. E niente, vi farò vedere i grossissimi acquisti che ho fatto per quanto riguarda l'abbigliamento, cioè quasi pari allo 0,000 periodico. Ho comprato una valigia che vedete là dietro, vedete questa? Ecco questa. Ho dovuto ricomprare la valigia perché quella media, nell'ultimo viaggio che ho fatto in aereo, me l'hanno sventrata, gentilmente sventrata. Mi è arrivata a destinazione, per fortuna non si è aperta, però era una semirigida e diciamo che di rigido aveva ormai ben poco. Quindi ho dovuto ricomprare la valigia, sperando, questa volta ho preso quella in policarbonato, sperando che insomma arrivi a destinazione come deve arrivare. Questo è quanto, ho finito le chiacchiere, ho finito tutto, ci vediamo alla prossima, un bacione, ciao!